Molti di voi avranno già sentito, ma io vi rivolgo a chi invece non ha ancora sentito questo contributo nelle news della settimana del 17 settembre 2021 di Massimo Mazzucco e ascoltate il primo spezzone. Buonasera, 17 settembre 2021. Siamo collegati con Roberto Quaglia. Ciao Roberto. Un saluto a tutti. Questa settimana Margherita non c'è, quindi facciamo noi due le news della settimana. Allora, la news della settimana, ovviamente, sempre più in allegria, è quella dell'introduzione dell'obbligo del Green Pass per tutti, ma non subito naturalmente, ma a partire dal 15 di ottobre. Chissà perché il 15 di ottobre, perché in quel weekend finiscono il secondo turno delle elezioni amministrative. Quindi cosa hanno fatto i partiti? Hanno detto lì sì, lo mettiamo perché lo vogliamo mettere, ma non vogliamo rovinarci, magari far venire troppa rabbia alla gente, quindi lo spostiamo subito dopo le elezioni, tutti insieme, compresa la Lega. Quindi praticamente cosa Pensate fanno? un po'. Fanno le elezioni tranquille, il giorno dopo scatta qualcosa che è già stato deciso prima. Era talmente urgente, evidentemente, mettere in sicurezza la società che hanno deciso che bisogna meglio aspettare dopo le elezioni fra un mese. Comunque, a parte quello, vi devo dare una notizia veramente importante perché cambia completamente la dinamica del dibattito riguardo ai vaccini. Cioè, da oggi, anzi da poco tempo fa, qualche settimana fa, ufficialmente è cambiata la definizione di vaccinazione sul CDC, sul sito del CDC, cioè il Center for Disease Control americano, e la vaccinazione, udite udite, non è più uno strumento per immunizzare, ma soltanto uno strumento di protezione generica. Vi faccio vedere adesso la slide numero 1, eccola qua. Allora, a sinistra, ecco, a sinistra vedete uno screenshot che risale al marzo 2020. La pagina è la stessa, quella che vedete sotto, cdc.gov/vaccines, eccetera, eccetera. La pagina è uguale, a sinistra la versione del marzo 2020, a destra la versione, lo screenshot fatto 2 settimane fa, il 1 settembre 2021. Allora, a sinistra, sotto la definizione di vaccino, la prima parte è sottolineata in rosso, nella vecchia pagina diceva un prodotto che stimola il sistema immunitario di una persona per produrre immunità rispetto a una specifica malattia, proteggendo così la persona da quella malattia. Nella versione attuale, invece, a destra, la definizione di vaccino è è un prodotto che viene usato per stimolare il responso immunitario del corpo contro le malattie. Cioè praticamente il termine produrre immunità è scomparso. C'è solo più uno stimolo generico sul sistema immunitario, un po' come un massaggino alle spalle, ecco, per stimolare un pochino la circolazione del sangue. Più sotto, più importante ancora, torna sulla slide, scusami, sulla numero 1, la seconda definizione in basso a sinistra, quella sottolineata in rosso, è la definizione di vaccinazione. Fino all'anno scorso la pagina diceva: la vaccinazione è l'atto di introdurre un vaccino nel corpo per produrre immunità rispetto a una specifica malattia. Oggi invece, a destra, la vaccinazione è l'atto di introdurre un vaccino nel corpo per produrre protezione dalla specifica malattia. Quindi ufficialmente da oggi il vaccino non produce più immunità, ma produce una semplice protezione. Un pochino come le creme solari, no? Protezione 7, ecco, mi dia il Pfizer che è protezione 3, no, io preferisco il Moderna, protezione 5 che è un pochino più forte, dura un po' di meno, però è meglio così. Siamo a questo livello. Cioè, Roberto, cambiano il linguaggio pur di non ammettere il fallimento della campagna vaccinale. Questo è quello che ne deduco io. È addirittura più diabolico. Loro modellano la realtà a loro piacimento, in questo delirio di onnipotenza che già fu utilizzato a suo tempo nel caso dell'11 settembre, mi sembra da Rovo, uno dei consiglieri di Bush, che dice: noi creiamo la realtà e voi potete solo commentarla. E qui la creazione di realtà passa per la ristrutturazione stessa del linguaggio. Sono riusciti a fare rivoltare nella tomba contemporaneamente Pasteur e Orwell. Perché per 100 anni i vaccini sono stati uno strumento di immunizzazione e adesso
tutto è stato cancellato, la storia è stata riscritta, non è mai stata una questione di immunizzazione, è stata una questione di protezione, e in futuro la cambieranno di nuovo eventualmente e introdurranno delle proprietà spirituali ai vaccini, per cui come già da un po' di tempo dice Fusaro che i sieri benedetti benedicono le persone che li ricevono, non mi stupirei se in futuro venisse introdotta una componente religiosa in questa liturgia che adesso sta prendendo piede. Povero pastore. Ormai c'è già la liturgia, addirittura Tiziano Alterio ha fatto un libro intitolato Il Dio Vaccino, e non è affatto un titolo tirato così a indovinare, è un titolo molto molto preciso. E il fatto è questo, che da oggi non si può più dire che immunizza, e si può dire, guardate che lo dice il CDC, quindi non siamo più noi famosi, man mano che noi... Evidentemente ci seguono su tutto quello che diciamo, perché noi lo diciamo già da tempo, adesso si sono adeguati anche loro. Quindi ogni volta che leggete immunizzate X persone, prendete quell'articolo e stracciatelo, oppure sbattetelo in faccia a chi ve lo sta facendo vedere, perché lo stesso CDC ha ammesso che l'immunizzazione non è più lo scopo della vaccinazione. Roberto, attenzione, e qua mi fermo, cercate il contributo intero, ma già quello che avete sentito è molto molto importante, e vi invito a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Grazie e alla prossima video pillolina.